Cari fratelli e sorelle di Roma e del mondo intero, formulo di cuore a voi tutti l'augurio pasquale con le parole di Sant'Agostino, Resurrectio Domini spes nostra, la risurrezione del Signore è la nostra speranza. Con questa affermazione il grande Vescovo spiegava ai suoi fedeli che Gesù è risorto per noi, pur destinati alla morte non disperassimo, pensando che con la morte la vita sia totalmente finita, Cristo è risorto per darci la speranza. In effetti, una delle domande che più angustiano l'esistenza dell'uomo è proprio questa: che cosa è dopo la morte? A questo enigma la solennità odierna ci permette di rispondere che la morte non ha l'ultima parola, perché a trionfare alla fine è la vita, e questa nostra certezza non si fonde su semplici ragionamenti umani, bensì su uno storico dato di fede. Gesù Cristo, crocifisso e sepolto, è risorto con il suo corpo glorioso. Gesù è risorto perché anche noi, credendo in Lui, possiamo avere la vita eterna. Questo annuncio sta nel cuore del messaggio evangelico. Lo dichiara con vigore San Paolo: se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede, e aggiunge: se noi abbiamo avuto speranza in Cristo soltanto per questa vita, siamo da commiserare più di tutti gli uomini. Dall'alba di Pasqua una nuova primavera di speranza investe il mondo. Da quel giorno la nostra risurrezione è già cominciata, perché la Pasqua non segna semplicemente un momento della storia, ma l'avvio di una nuova condizione. Gesù è risorto non perché la sua memoria resta viva nel cuore dei suoi discepoli, bensì perché Egli stesso viva in noi e in Lui possiamo già gustare la gioia della vita eterna. La risurrezione, pertanto, non è una teoria, ma una realtà storica rivelata dall'uomo Gesù Cristo mediante la sua Pasqua, il suo passaggio che ha aperto una nuova via tra la terra e il cielo. Non è un mito, né un sogno, non è una visione, né un'utopia, non è una favola, ma un evento unico ed irripetibile. Gesù di Nazareth, figlio di Maria, che al tramonto del venerdì è stato deposto dalla croce e sepolto, ha lasciato vittorioso la tomba. Infatti, all'alba del primo giorno dopo il sabato, Pietro e Giovanni hanno trovato la tomba vuota. Maddalena e le altre donne hanno incontrato Gesù risorto. Lo hanno riconosciuto anche i due discepoli di Emmaus allo spezzare il pane. Il risorto è apparso agli apostoli la sera nel cenacolo e quindi a molti altri discepoli in Galilea. L'annuncio della risurrezione del Signore illumina le zone buie del mondo in cui viviamo. Mi riferisco particolarmente al materialismo e al nichilismo, a quella visione del mondo che non sa trascendere ciò che è sperimentalmente constatabile e ripiega sconsolata in un sentimento del nulla che sarebbe il definitivo approdo dell'esistenza umana. È un fatto che se Cristo non fosse risorto, il vuoto sarebbe destinato ad avere il sopravvento. Se togliamo Cristo e la sua risurrezione, non c'è scampo per l'uomo e ogni sua speranza rimane un'illusione. Ma proprio oggi prorompe con vigore l'annuncio della risurrezione del Signore ed è risposta
alla ricorrente domanda degli scettici, riportata anche dal libro di Coelet. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Sì, rispondiamo, nel mattino di Pasqua tutto si è rinnovato, morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. Il Signore della vita era morto, ma ora vivo trionfa. Questa è la novità, una novità che cambia l'esistenza di chi la coglie, come avvenne nei Santi, così ad esempio è accaduto per San Paolo. Più volte nel contesto dell'anno paolino abbiamo avuto modo di meditare sull'esperienza del grande apostolo, Saulo di Tarso, l'accanito persecutore dei cristiani, sulla via di Damasco incontrò Cristo risorto e fu da lui conquistato. Il resto ci è noto. Avvenne in Paolo quel che più tardi egli scriverà ai cristiani di Corinto. Se uno è in Cristo, è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, ne sono nate di nuove. Guardiamo a questo grande evangelizzatore che con l'entusiasmo audace della sua azione apostolica ha recato il Vangelo a tante popolazioni del mondo di allora. Il suo insegnamento e il suo esempio ci stimolano a ricercare il Signore Gesù, ci incoraggiano a fidarci di Lui, perché ormai il senso del nulla che tende ad intossicare l'umanità è stato sopraffatto dalla luce e dalla speranza che promanano dalla risurrezione. Ormai sono vere e reali le parole del Salmo: nemmeno le tenebre per te sono tenebre e la notte è luminosa come il giorno. Non è più il nulla che avvolge ogni cosa, ma la presenza amorosa di Dio. Addirittura il regno stesso della morte è stato liberato, perché anche negli inferi è arrivato il verbo della vita, sospinto dal soffio dello Spirito. Se è vero che la morte non ha più potere sull'uomo e sul mondo, tuttavia rimangono ancora tanti, troppi segni del suo vecchio dominio. Se mediante la Pasqua Cristo ha estirpato la radice del male, ha però bisogno di uomini e di donne che in ogni tempo e luogo lo aiutino ad affermare la sua vittoria con le sue stesse armi, le armi della giustizia e della verità, della misericordia, del perdono e dell'amore. E questo è il messaggio che in occasione del recente viaggio apostolico in Camerun e in Angola ho inteso portare a tutto il continente africano, che mi ha accolto con grande entusiasmo e disponibilità all'ascolto. L'Africa, infatti, soffre in modo smisurato per i crudeli e interminabili conflitti spesso dimenticati che lacerano e insanguinano diverse sue nazioni, e per il numero crescente di suoi figli e figlie che finiscono preda della fame, della povertà, della malattia. Il medesimo messaggio ripeterò con forza in Terra Santa, ove avrò la gioia di recarmi fra qualche settimana. La difficile ma indispensabile riconciliazione, che è premessa per un futuro di sicurezza comune e di pacifica convivenza, non potrà diventare realtà che grazie agli sforzi rinnovati, perseveranti e sinceri per la composizione del conflitto israelo-palestinese. Dalla Terra Santa, poi,
lo sguardo si allargherà sui paesi limitrofi, sul Medio Oriente, sul mondo intero. In un tempo di globale scarsità di cibo, di scompiglio finanziario, di povertà antiche e nuove, di cambiamenti climatici preoccupanti, di violenze e miseria che costringono molti a lasciare la propria terra in cerca di una meno incerta sopravvivenza, di terrorismo sempre minaccioso, di paure crescenti di fronte alle incertezze di domani, è urgente riscoprire prospettive capaci di ridare speranza. Nessuno si tira indietro in questa pacifica battaglia iniziata dalla Pasqua di Cristo, il quale, lo ripeto, cerca uomini e donne che lo aiutino ad affermare la sua vittoria con le sue stesse armi, quelle della giustizia e della verità, della misericordia, del perdono e dell'amore. Resurrectio Domini spes nostra, la risurrezione di Cristo è la nostra speranza. Questo la Chiesa proclama oggi con gioia, annuncia la speranza che Dio ha reso salda e invincibile risuscitando Gesù Cristo dai morti. Comunica la speranza che si apporta nel cuore e vuole condividere con tutti in ogni luogo, specialmente là dove i cristiani soffrono persecuzione a causa della loro fede e del loro impegno per la giustizia e la pace. Invoca la speranza capace di suscitare il coraggio del bene, anche e soprattutto quanto costa. Oggi la Chiesa canta il giorno che ha fatto il Signore ed invita alla gioia. Oggi la Chiesa prega, invoca Maria, stella della speranza, perché guidi l'umanità verso il porto sicuro della salvezza, che è il cuore di Cristo, la vittima pasquale, l'agnello che ha redento il mondo, l'innocente che ha riconciliato noi peccatori col Padre. A Lui, Re vittorioso, a Lui crocifisso e risorto, noi gridiamo con gioia il nostro Alleluia. A quanti mi ascoltano, rivolgo un cordiale augurio nelle diverse espressioni linguistiche, espressione italiana. Buona Pasqua a voi, uomini e donne d'Italia. In particolare a quanti soffrono a causa del terremoto, il Cristo risuscitato guidi tutti. Su sentieri di giustizia, di solidarietà e di pace, ispiri a ciascuno la saggezza e il coraggio necessari per proseguire uniti nella costruzione di un futuro aperto alla speranza. D'espressione francese. Le Christ est ressuscité, sainte fête de Pâques, que pour vous ce mystère soit source de bonheur et de paix profonde. Inglese. May the grace and joy of the risen Christ be with you all. Tedesco. Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest.
Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch. Spagnolo. Os deseo a todos una buena y feliz fiesta de Pascua, con la paz y la alegría, la esperanza y el amor de Jesucristo resucitado. Portoghese, una Pascua feliz con Cristo resucitado. Neerlandese, salig Pasen. Ich will mein hartlichen Dank tot Uitdrücking bringen vor die freie Blumen in Nederland, vor die Pasmisopfer St. Petersplein. Lussemburgese, Frohe sind Ostere. Greco, Christos Anesti. Albanese, Pöschum viet Paschket. Romeno, Christos inviat. Ungherese, Christus fällt amodot, Alleluia. Polacco, Christus martwich stau. Ceco, Christus stals martwich. Slovaco, radosne velkonocne sviatki. Croato, sretan uskrs. Sloveno, blagoslov ljene velkinonočne praznike. Serbo, Christos vaskrese. Serbo Lusatio, Christus mortvih stalu. Bulgaro, Christos vaskrese. Macedone, Christos voskresna. Bielorusso, Christos vaskros. Russo, Christos vaskrese. Mongolo, Christi dahin amilalin bayarin metchurgei. Ukraino, Christos vaskrese. Lituano, linksmuš ventu veliko. Lettone, pilecigas lieldienas. Estone, Christus on surnu ist ylis tausnud. Svedese, glad posk. Finlandese, siunatua pesieste. Irlandese, panocht, nakoska jivgolier. Romanes, lesi padrasi. Maltese, leiti taeb. Ciorciano, Christe arstiga. Turco, pascalia bayraminik tularim. Arabo, Al-Masih kam hakran kam. Etiopico Eritreo, Buruk Fasika. Ebraico, Berachot le hakha Pesach. Aramaico, Gümle Maran Shuchal Shemech. Armeno, Christus Haryafi Merelots. Suahili, Herina Barakasangu quasi Kukuya Pascha Quenuote. Kirundi kin Yarvanda, Pasikan Sisam Vesi, Malgasho, Arahaba Traten Paka, Hindi, Pasca Kishub Kamnaei, Tamil, Christo Virpunali Lungal, Yelurukum, Yenvaltukal, Malayalam, Uirpu Tirunalil, Yelavarkum, Hidayangamaya Mangalangal. Bengalese, Prohucivito Achen. Birmano, Mingalashi Topasakapu Edopsi Pase. Urdu, Idikiama Dalmasimum Bariko. Cinese, Fuhotia Kwaila. Giapponese, Gof Katsai Omedeto Gosaimas. Coreano, Puha Lul Chuka Ham Nida. Vietnamita, Mung Lei Fuk Shin.
singalese, Sri Lanka Vasi Obata Alleluia, thailandese, Suksan Van Pasca Di Chau Thai Tuk Tuk Tan, indonesiano, Selamat Pasca, cambogiano, Serei Suaslei Vom Tom Chom Lon, filippino, Malagayang Pagabuhai Ni Cristo, Maori, Namihio Tearanga Kiakoto, samoano, Iamanuia Le Feta, Esperanto, Felician Pascon in Cristo Resurrectinta, Guarani, Nyaner Nihe Vugu Agui, Alleluia! E latino, Resurrexit Dominis Vere, Resurrectio Dominis Pes Nostra, Alleluia! Il Santo Padre Benedetto XVI concede a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono a mezzo della radio e della televisione la sua benedizione, l'indulgenza, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate doctore confidimus, ips intercedant pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis, beate Maria semper virginis, beati Michaelis arcangeli, beati Ioannis Baptiste, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, et omnium sanctorum, miseriato vestri omnipotens Deus, et immissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus, tribuat vobis, omnipotens et misericors Dominius. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et maneat semper. Amen.